Salve a tutti e buon giovedì! Benvenuti a un nuovo appuntamento con la rubrica Ask to Sandra, una rubrica dedicata interamente a voi e alle vostre domande. Iniziamo subito rispondendo alle domande di oggi. Luisa Kraft chiede: ho una domanda sul foil. Ho acquistato una stampante laser monocolore. Ho provato ad applicare il foil sul foglio di cartoncino liscio da 240 grammi. Dopo aver stampato il foglio, ho applicato il foil oro e poi ho inserito nella plastificatrice. Il risultato non è stato soddisfacente perché in alcuni punti il foil non ha aderito alla stampa, quindi sono rimasti dei piccoli puntini neri. Cosa posso fare? Quando ho provato il foil per la prima volta con una stampante laser, ho riscontrato lo stesso identico problema di Luisa, perché io avevo fatto la mia stampa, ho applicato il foil e poi ho passato immediatamente il tutto nella plastificatrice. In realtà bisogna lasciar riposare l'inchiostro, quindi quando dobbiamo fare un trasferimento di foil con stampa laser dobbiamo stampare prima. Vi consiglio di fare ad esempio la stampa il giorno prima. Il risultato è garantito, ve l'assicuro. Un altro motivo per cui il foil non aderisce a una stampa laser può essere una carenza di inchiostro. Non è il caso di Luisa perché ha una stampante nuova, ma potrebbe capitare che la stampa non sia perfetta, quindi in quel caso bisognerà ricaricare le cartucce per avere un trasferimento perfetto. Fai una prova, Luisa, e facci sapere il risultato! Passiamo alla seconda domanda. Lidia chiede: ho acquistato l'embossing paste Dreamweaver, l'ho stesa con la spatola sullo stencil e quando ho passato l'embosser si sono formate le bolle. Ho usato polvere da embossi Stampendous. Forse c'era troppa pasta? La caratteristica principale dell'embossing paste Dreamweaver è l'elasticità che ha questa pasta, quindi è normale che quando noi andiamo ad utilizzare l'embosser la pasta si gonfi, ma l'importante è che questa non scoppi. A differenza delle texture paste, che se sottoposte a calore, al calore dell'embosser, ad un certo punto scoppiano, quindi la bolla esplode, l'embossing paste non fa l'esplosione, tra virgolette. Quindi noi vediamo che la pasta si gonfia e poi si ferma, a un certo punto si ferma, quindi non scoppia, e abbiamo un risultato pulito, perfetto. Si nota di più ovviamente l'effetto tridimensionale ed è questo quello che noi vogliamo ottenere. Nel caso in cui non volessimo ottenere questo effetto marcato, diciamo di rilievo, basterà lasciarla asciugare all'aria e quindi senza l'utilizzo dell'embosser. Lidia, la bolla è scoppiata o si è fermata a un certo punto? Perché se si è fermata è normalissimo, è proprio questo, diciamo, la sua caratteristica principale. Se invece è esplosa, probabilmente c'è stato, diciamo, qualche piccolo intoppo in corso d'opera. Fammi sapere questo piccolo dettaglio che magari può sembrare banale, ma è fondamentale nella riuscita della tecnica. Terza domanda, Valeria. Ciao, ti seguo da un po' e ti vedo usare delle carte bellissime e super colorate. Potresti consigliarmi qualche sito o negozio dove acquistarle? Io acquisto le mie carte, quindi le collezioni delle carte, principalmente in due shop, da Pink Your Life e da Di Corso in Corso. Da Pink Your Life in genere acquisto le carte Bobanni, mentre da Di Corso in Corso acquisto le carte principalmente Echo Park. Comunque entrambi gli shop hanno una collezione vastissima di carte e quindi avrai l'imbarazzo della scelta sicuramente. Ti lascio il link nell'info box sotto il video. Laura chiede: che cartoncini usi per timbrare e poi colorare le timbrate con gli acquerelli? Carta per acquerelli? Sì, principalmente utilizzo cartoncino per acquerelli e nello specifico utilizzo la carta Ranger, la carta acquerellabile. Il vantaggio di questa carta è che assorbe tantissima acqua e soprattutto ogni foglio ha una doppia finitura. Abbiamo un lato più poroso e un lato più liscio, a seconda dell'effetto che noi vogliamo andare ad ottenere. Quindi se vogliamo utilizzare un effetto più a buccia d'arancia, andiamo ad utilizzare il lato, diciamo, il fronte. Mentre se vogliamo un effetto più liscio e più rifinito, andiamo ad utilizzare il retro. Possiamo utilizzare entrambi i versi della carta a seconda della tecnica scelta. Ve le consiglio, assorbono benissimo l'acqua e si riescono ad ottenere delle sfumature molto molto belle e interessanti. Paola Bertolozzi torna a farci una domanda. Ciao Sandra, volevo sapere, ma per fare l'embossing a caldo vanno bene tutte le polveri brillantini o devono essere apposta per l'embossing a caldo?
E se metto dei brillantini su qualunque colla, posso usare l'embossing per asciugare? Allora, esistono delle polveri specifiche glitterate, ad esempio le polveri da embossing Tinsel di Stampendous. Queste hanno un effetto glitter, quindi sono proprio delle polveri glitterate. Noi andiamo ad utilizzare il Versamark come tampone, quindi come collante, e poi andiamo a sciogliere e a fondere la polvere con l'embosser. Quindi queste sono già glitterate. Mentre, come vi ho mostrato in un video precedente, di cui vi lascio il link sia nell'info box sia qui in alto sulla i, possiamo utilizzare lo Stamp & Bond per applicare i glitter a grana finissima. Quindi utilizziamo sempre una polvere da embossing che fa da collante, in questo caso lo Stamp & Bond, e poi applichiamo i nostri glitter. I semplici brillantini applicati sul Versamark non aderiscono. Se invece vuoi applicare i semplici glitter sulla colla normale, come può essere il Vinavil o una colla trasparente, non è necessario utilizzare l'embosser per asciugare. Puoi tranquillamente lasciare ad asciugare all'aria. Ovviamente servirà un po' più tempo rispetto all'embosser. Tra l'altro, la tecnica dello Stamp & Bond è i glitter e le polveri da embossing con glitter integrati sono più duraturi rispetto alla semplice colla. Adesso passiamo alla sesta domanda, la domanda delle domande, ovvero la domanda che tutte le creative si sono poste e si continuano a porre continuamente, ovvero Maria chiede: ciao Sandra, volevo sapere come fai a calcolare i prezzi delle tue creazioni? A questa domanda non posso rispondere in maniera precisa e generica perché va analizzata in più aspetti. Ma diciamo, cerchiamo di considerare insieme alcuni elementi fondamentali che dobbiamo considerare quando andiamo a definire il prezzo di una nostra creazione. Innanzitutto dobbiamo considerare il costo del materiale utilizzato. Vi consiglio di utilizzare nelle vostre creazioni artigianali dei prodotti specifici, anche i piccoli prodotti come possono essere ad esempio i collanti, quindi la colla e il biadesivo, devono essere di buona qualità, devono essere specifici per quella determinata cosa. Io in questo caso mi riferisco allo scrapbooking in particolare, ma in generale qualsiasi creazione artigianale deve garantire la qualità al cliente, perché se andiamo ad utilizzare dei prodotti scadenti, questi si rivolteranno poi contro di noi, perché il cliente la volta successiva non tornerà ad acquistare da noi, ve l'assicuro. Il secondo elemento da considerare è il costo del nostro tempo. Dovremmo creare una sorta di tariffario del tempo che impieghiamo per creare una determinata cosa. Questo è sicuramente l'aspetto più complicato del determinare il prezzo finale di una creazione, ma vi assicuro che è l'aspetto fondamentale, perché non dobbiamo svalutare il nostro lavoro. Impieghiamo tanto tempo a creare una determinata cosa ed è giusto che questo venga valorizzato. Quindi, ovviamente, spesso impieghiamo tantissime ore e quindi è difficile poi su magari piccole creazioni riuscire a far comprendere tutte le ore impiegate a realizzare una determinata cosa. Definite ovvero un costo forfettario anche sulla tipologia del prodotto, quindi stabilite un tariffario a seconda, diciamo, della tipologia di progetto che andate a realizzare. E un altro aspetto che dobbiamo considerare è un aspetto variabile, quindi costi variabili, che possono anche essere definiti come una sorta di costi fissi, perché consideriamo ad esempio se vendete online su una piattaforma come può essere Etsy o qualsiasi altra piattaforma di vendita, dobbiamo anche calcolare le spese di gestione di questi negozi virtuali, di questi negozi online. Se avete un sito internet dovete considerare i costi di dominio, eccetera eccetera. Dobbiamo anche calcolare gli eventuali errori, quindi non so, se andiamo ad utilizzare un plotter da taglio può capitare che questo rovini alcune parti, rovini alcune pagine, quindi quelli sono tutti dei costi che gravano su di noi. Quindi diciamo che determinare il costo di una creazione è complicato, ma se seguiamo, diciamo, questi punti fissi possiamo
valorizzare nel giusto modo la nostra creazione. Io vi invito semplicemente a non svalutare il vostro lavoro. Questo è fondamentale sia per voi, sia per le altre creative, ma soprattutto per il vostro cliente. Sicuramente un cliente che riceve un prodotto di ottima qualità al giusto prezzo sarà più soddisfatto rispetto a un cliente che riceve un prodotto a un basso costo e di pessima qualità. Questo ve l'assicuro. Ricapitolando, per definire il giusto prezzo di una nostra creazione dobbiamo considerare il costo del materiale utilizzato, il costo del nostro tempo e costi fissi barra variabili, costi fissi intesi come ad esempio la gestione di un sito internet, di uno shop online e così via, variabili intesi come i cosiddetti imprevisti che possono capitare in qualsiasi creazione. Questi sono i miei consigli. E voi? Che strategie utilizzate per definire il prezzo dei vostri lavori? Se vi fa piacere, condividete con noi la vostra esperienza. Come sempre, se avete qualsiasi altra domanda, non esitate, lasciate un commento sotto il video oppure utilizzate l'hashtag AskToSandra sia su Facebook che su Instagram, così potrò trovare le vostre domande e darvi una risposta il giovedì successivo. A presto! Ciao ciao!